Oh, oh, Arbaro, ma che fai, dormi? Batti le mani, no? Oh, aiutami a battere le mani. Basta. Oh, sta trasmissione è proprio gagliardissima, eh? Non me ne so persa una in casa. Io la vedo sempre in cucina, a televisione. Ci devo avere sempre due pomelli davanti. Uno del televisore e uno dello sportello della credenza. Perché dentro c'è Ervino, Ervino Buono dei Castelli. Ah! Cara signora, basta che sta sempre a ride. Mica è stato facile rimediare biglietto, sa. Oggi, siccome in Italia gli usceri sono una potenza, allora sono andato da uno di questi pezzi grossi e gli ho detto che se paga in biglietto per speciale per noi. E questo, ma per carità, non è possibile, sono finiti, è una cosa complicata. Prima che avesse finito le lamentele, gli ho buttato sul tavolo un pezzo d'abbacchio e sette bellezze. Ah, da ridi, Arvano, eh? Oh, è venuto subito fuori il biglietto. Questo è uno spettacolo forte. Ci stanno sti quattro vecchietti che so quattro botti col vino buono. E il Sorardo Fabrizi e Aninchi, bella. Quelle sono donne vere, non sti scrocchi a zeppi che se ne vanno adesso. Bella ave, falsa magra. Andò sta Aninchi, sa vedo che sono patosso. Andò sta. E la Valori? Arbaro, dimmene una meglio la Valori. Arbaro, non sai che di scemo. E il marito della Valori? Panelli e Bassetto, dimmene uno peggio. Alziamosi là, che voglio fanciretto. Alziamosi. Non si può. E quelli ci strillano. E chi se ne frega? Forza, piano, eh. Piano, non fa sforzi, Arbaro, eh. Piano. Piano. C'è chi per chiamar soccorso ACI col carattrezzi deve telefonare. Io me lo porto appresso. Piano, Arbaro, eh? Quanti scalini so? Tre. Capirai, qua ci famo mezzanotte. Hai portato la merenda? Piano, 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 che fai, gori? Guarda, Arbaro, che te do un cazzotto e stacchi la testa. Piano, piano, vai, vai. Alza la gru quando scendo. Piano, molla, le. Siamo arrivati. Piano, piano, non corre, che fai, cori? Arbaro, te do un cazzotto, eh? Piano, ah. Ma quelli là, c'è strillo. E chi se ne frega? Arbaro, mi sono portato in saccoccia una collana di sarcicce e sette bellezze, altro che abbacchio. Tu non hai idea, Arbaro, la potenza della sarciccia in Italia. Ma quale sarciccia, Sorge? Però lo schiaffo. Che fai? Sarcicce. Vuoi mettere in discussione il valore delle sarcicce in Italia? Poi te l'ho un cazzotto e stacca la testa. Mi ricordo durante la guerra 15-18. Una sera al fronte, a nebbia, non ci si capiva niente. Io capitai in una trincea tedesca. E il tedesco mi puntò subito il fucile. Io invece della pistola gli puntai addosso due sarcicce di Minerola. Allora il tedesco mollò il fucile e addentò le sarcicce. Fui subito libero, senza bisogno della convenzione di Ginevra. Oh, ma i ballerini dove stanno? Non l'hanno, è vero. Allora che aspetti? Coremo, coremo, cori. Cori, ma non cori. Buonasera, ragazze. Permettete, Sor Cesare de Esquilino? Questo è Alvaro, un amichetto mio d'infanzia, compagno del banco, de scuola. Da allora non mi ha mollato mai. Lo strazio. Alvaro. Ammazza quanto siete secche, siete belle. Mi ricordo durante la guerra 15-18 che venivano le ballerine per ballare per i soldati. Certe ragazzone, oh! Un 18 bielle. Quelle come viene a malapena 4 ne portava. Oggi con 18 piene teste secche 200 ne porta. Ma dove sta Aninchi? Quella sì che è sexy. Ma quella chi è?
Non aveva valore, Arnaro? La moglie di Panelli? Ma un po'. Cori? Ma non cori? Arnaro, cori? Buonasera, signora Valori. Buonasera, buonasera. Lei è sempre una bella pallocchetta con tutto il rispetto. Grazie. Permette una domanda, un desiderio. Che d'altra parte è una domanda che si rivolge tutto al pubblico italiano, pure Arvaro, amico mio d'infanzia. Ma sto Panelli, bello non è, alto non è, distinto non è, elegante non è, se perde sempre i calzoni peggio di me. Ma che seppia la fa? Lo sa che sto 20 anni che mi faccio sta domanda, eh? E ancora non lo so risposto. Quasi quasi adesso vado gli meno, no, per carità, per carità, signora Oro, si è scorticato tutte le mani con quel capoccione.